Ciao a tutti da Varanasi, sono qua con la mia amica Mucca. Hey, ciao. E oh, c'è anche l'altra amica Mucca. Oh. Ci sono tantissime mucche qua in giro per la città, un po' come in tutta l'India, ma qua ancora di più. Varanasi è città santa praticamente per gli induisti. È interessante, un posto molto interessante, veramente religioso, veramente spirituale. E abbiamo trovato cose interessanti dal punto di vista, sì, religioso, dal punto di vista... è molto rumorosa, l'India è veramente rumorosa. Sorry, but I think the cow is blessing the motorbike. Ok, ho cambiato posto perché era un po'... distraevo un po' troppo. Dicevo, ci sono tanti bisogni e molti di questi nascono dal punto di vista religioso. Si vede quanto la religione sta influenzando veramente tutta la vita in questa città. Da come le persone vengono trattate, come trattano gli altri, dalla povertà alla ricchezza, a tantissime cose. Ma tra tutti questi bisogni, essendo una città molto spirituale, essendo proprio il centro della spiritualità indù, ci sono anche tantissimi stranieri che vengono qua per una ricerca spirituale, vengono qua per sperimentare induismo e tutte le pratiche spirituali, yoga, eccetera, eccetera, astrologia. Sono alla ricerca, sono alla ricerca di Dio, sono alla ricerca di qualcosa e lo cercano in questa religione, in questa spiritualità. Ma le persone sono aperte a parlare e abbiamo visto una grandissima opportunità nel raggiungere, nel parlare di Dio. Nella guest house in cui viviamo abbiamo praticamente conosciuto tutte le persone che ci sono, tutti giovani, e quasi tutti sono una ricerca spirituale. Abbiamo avuto modo di parlare di Dio a quasi tutti loro, ma in modo profondo, e loro facevano domande perché erano interessati. Questo quindi è il motivo di preghiera che vogliamo condividere con voi questa settimana, ed è di pregare per tutti i turisti stranieri che vengono in India, perché possono incontrare Dio nonostante vengano qua a cercare in strade sbagliate, perché possono incontrare credenti che gli possono parlare di Dio, perché Dio gli si possa rivelare. Una piccola esperienza che vi posso condividere riguarda questa ragazza cinese che abbiamo incontrato, Panda. Lei non conosceva niente del cristianesimo, nulla, né la Bibbia, né Gesù, niente. Ed era interessatissima, abbiamo parlato, non so, 2 ore con lei in pratica. E tuttora, oggi abbiamo parlato con lei, le regaliamo una Bibbia tra un po', prima che vada via. E è veramente interessata e preghiamo, speriamo che possa continuare a essere interessata a cercare Dio. E ci ha ringraziato molto per averle parlato così apertamente di Dio. Tante sono le opportunità, tanto il bisogno. Preghiamo per queste persone, per persone che vengono qua per raggiungerli. Grazie a tutti.